5.000 mi piace per il prossimo. Quante ne sei sul calcio? Indovinate il giocatore di Simo. Italiano, capitano di una squadra, 29 anni. Bene ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile, perché oggi ragazzi siamo sul campo da calcio con Simone Crispo. Sì! Guardi, oggi quante ne sai sul calcio? Vedo che questa serie vi piace tantissimo, quindi arriviamo a 20.000 mi piace. Se volete un altro episodio con un ospite che mi direte qua sotto nei commenti. Il gioco lo conoscete o lo conoscerete durante. Simo, sei preparato? No, sono pronto ma non sono preparato. Dai, ma raccomando, cioè io non le so le domande sul calcio, quindi almeno dai, fammi arraffare qualche punto. Sai, lo so. Qual è il portiere con più rigori parati nella storia della Serie A? Buffon. No. Zoff. Ce l'ho. Andanovic. Sì. No! Madonna! Oh, ma tiro di sinistro, 1-0 Crispo. Dove si giocherà l'edizione della Champions League quest'anno? Istanbul. La finale. Capocannoniere del Milan di tutti i tempi. Inzaghi. No. Ibrahimovic. No. Un indizio? È un calciatore svedese. Inizia con la N. N, no. È simile a uno dei punti cardinali. Nord. No, Nordal. Sì. Che domande. Chi è il portiere della Roma? Rui Patricio. Mi credi? Stavo per rispondere Antoine. Qual è lo sponsor tecnico del Napoli? Leite. No. Tecnico è A7. In teoria. Tecnico, ragazzi, non è l'idea. Rispondete qua sotto nei commenti se Fius si è rubato il punto oppure se è giusto. Però secondo me avevo ragione io, perché lo sponsor è l'ulta. Dimmi un giocatore con la Y. Yepes. Mario. Però non è in attività Camel, eh. Va bene. L'allenatore della Cremonese. No, qua sto per dire una cavolata. No. Strefezza, quello gioca a calcio. No, aspetta, indizio. Ah! Ballardini. Questo punto. Prendiamolo. Facilissima. Chi ha vinto quest'anno il mondiale? Argentina. Con la maglia dell'Argentina fa un gol da argentino. Incredibile, che gol stiamo facendo. Quindi domanda di cultura generale, vai. La capitale dell'Albania. Aspetta. No, me l'ha detto ieri una ragazza. A caso. Qual è però? Inizia con la T. No. Ne ho però provato io. Vai. Tirana. Sì. Qual è l'anno in cui Napoli ha vinto la Coppa UEFA? 1987. Chissà. Giusto. Bravo. Vodo! Il record di punti del Napoli. 91, Maurizio Sarri, stagione. Buffon! Oh, che portiere! Parata. Un giocatore con la lettera T. Non vale. Hernandez. No, non te. Teo, va bene, Teo, va bene. Non me l'aspettavo, bravo. A secondo facciamo che arriva a 5. Vai. L'allenatore del Manchester City. Guardiola. Godo! No! Match point Camel. Oh, questo è proprio, stiamo parlando del quante Champions ha vinto il Milan. 7. Match point per entrambi. Il numero di maglia di Messias. 30. Sì. No. Vai. Figaro! Sì! Di che nazionalità è Leo Østergaard? Norvegese. È volato. Sì! Però 4 domande, cioè nel senso ho risposto anche più di 4 domande. No, infatti è stata una bella sfida. Adesso andiamo dentro con il secondo gioco. Questa volta però per interagire insieme a voi, magari giocate anche voi nei commenti. Prima il giocatore ve lo dicevamo a schermo, adesso questa volta giocate anche voi insieme a noi. Ci sta. E indovinate nei commenti. Bella idea. Sono 4 in totale, 2 e 2. Ma vediamo chi vince. Parto io.
Partite, vai. Prima nazionalità, ecco qua. Età. Ruolo. Importante, questo è importante, sì. E Dario. Ottima. Nazionalità polacca. Età? Età 29 anni. Ruolo attaccante. Vabbè, Lewandowski. Comunque. Allora, Lewandowski no, perché cazzo è vecchio, penso. Penso sia vecchio Lewandowski. Indovinate nei commenti. Zielinski è centrocampista. Io vi giuro. Ah, no. Sì. Arcadius! 1-0 Simone. Sì. Ti giuro io ne sapevo tre. Cioè Milik, come si chiama? Zielinski. È quello famosissimo, Lewandowski. Vado. Sì. Ah, questo li tira di fila. Nazionalità, età. Sì. Ale, dici un po' le informazioni, vai. Sono due cose. Nazionalità italiana ed età 22 anni. Non era Spadori. Però Io capisco la famiglia qua. Vorrei te che ognuno. Per forza, secondo solo me. Solo loro hanno 22 anni e sono italiani. Sì. Però ho detto Oh, ma non ha preso né pali, non ha fatto niente. Anzi, tira anche velocemente. Come fa finta di pensarci, cioè è impressionante. Aspetta. Vai, non è lui. Beh. Cioè, se uno del Napoli, non lo dico, è Gaetano. Se è uno del Napoli. Se uno del Gaetano. Però. Vabbè, ma però che significa? Gaetano. Si butta. Ma vaffa. Ma veramente! Non è possibile. Sto però. Ma... vabbè, però non ho detto però. Ho detto. Ma vuol dire che si cognome tutta vabbè, la vita. Un saluto. Qua, al mio, Gaetano, un giù. Saluto al mio caro amico. Gianluca, stavamo nel Napoli insieme noi tanti anni fa quando io stavo nel Napoli. Amico d'infanzia. Anche lui. Vabbè, cioè nel senso. Vabbè, strunzo, una va. Anzi, fortunata, ti ha aiutato frate. Nazionalità. Madonna, età. Ruolo. Ehi, Adari, lasci via squadre. Ma secondo me non è detto, No. Non è detto, anche con la squadra, vabbè. Simo. Neanche con la squadra. Neanche con la squadra. Vedi di indovina la squadra. Squadra. Allora, vai super Allan. Nazionalità brasiliana. Età 32 anni. Ruolo centrocampista. Squadra Al Wada. Attenzione. Senza pensarci due volte. Facilissimo. Quello che ha segnato contro la Juve. Quel gol tacco tira. Oscar. Bravo. Era Allan. No. Super Allan. No, ma alla fine ha fatta, non era così forte. Duce, c'è pronto Fus Gamer per vincere questa partita. Però ora, visto che sei in vantaggio, non devi tirarli di seguito. Siamo 1-1. Sì, sei in vantaggio nel senso che c'è un tiro in più. No, ma non li tiro di seguito, va bene. Ok, va bene. Ma siamo 1-1. Guarda, mi hai dato la mano, eh. Ok, non faccio il bastardo. Grazie. Veniva dopo. L'abitudine. Sì, zero indizi. Oh, sento puzza di... Zero indizi, sento puzza di zero indizi. Ma come faccio? Va bene, va bene. Aiutino, fammi vedere chi è. Molto difficile sarà. Ya, dimmi la nazionalità che non sia scontata. Brasiliana. Ma vaffanculo. No, ti do io un aiutino visto che ti sono... Ti aiuti proprio un minimo. È forte. È uno dei, fai conto, ti dico top 15 del Brasile. Vabbè, ti ho detto praticamente la formazione, cioè nel senso devi buttarti sui titolari della nazionale praticamente. Titolari e 3-4 riserve, diciamo. Possono imbrogliare perché qualsiasi nome dico possono cambiare. No. Per me è Alisson. Eh? Per me è Alisson. Andrea, dietro di te ho fatto anche Militao. Così. Ho detto così, è anche sbagliato. Ma tutta così. No, hai visto? Rodrigo. Sì. Poi era impossibile. Oltranza. Altri due, dai. Dodo! No! Nazionalità solo! No, età! Allora, nazionalità danese. Età 20 anni. Wow, frate, no? Danese 20 anni, Simo. Cioè, facile. Però Ostigard sta nel Napoli, aspetta. Ma è una norvegese Ostigard. Vieni qua. Quello fortissimo, il capitano dell'Arsenal. No. Danese 20 anni, ma io che ne so danese. Gli diamo un altro piccolo. Ma io non so neanche uno. Cioè, piccolo indizio. Gioca in Serie A. No, voglio, io vi giuro, mi vorrei anche buttare, sai, per concludere. Gli dono dei commenti. Ma non lo so, non lo so. Io voglio fare una cosa, io non lo so. Fagli vedere chi è. Indovinate voi. Ok, non lo diciamo. Stoppate il video. Buongiorno pescheria. È arrivata una nuova lota. Ok, chi era? Oilund, vabbè. Ma che danese. Ma oggi a vincere però. Nazionalità.
Tardo. Come faccio? Italiano, 26 anni. Piccolo indizino, dai, vabbè. In quest'ultimo periodo è diventata una piccola icona per determinate... Basta, oh, basta. Oddio, aspetta. Però è tipo diventato, non un meme, però capii. Però questa posa non meme. Questa risata, non mi è piaciuta questa risata. Tipo un meme, sì, è un meme. Cioè, è diventato un meme ultimamente, tipo un icon. Sì. Ma lei è Baschirotto. È Baschirotto. Non ci credo. L'ha indovinata? No, non è possibile. Veramente? Ma vaffanculo, Andrea. Era lui. Era proprio lui. Vabbè, icona, ma hit meme, Baschirotto per forza. Sì. Grande Fabio Carissi. Tanti aiutini a questo Fuse Gamer. Vabbè, però te la sei giocata benissimo. Ti meritavi qualcosa in più, non onestamente. Non mi aspettavo di rispondere a così tante domande, però. Questa forse la meritavi tu, onestamente. Vuole fare l'onesto, mo, avanti a voi. Vuole fare l'onesto, guarda. Ma io, mi raccomando, 20.000 mi piace. Diteci qua sotto nei commenti il prossimo ospite per questa fantastica serie che vi sta piacendo. Ringrazio il mitico Dario, che purtroppo voleva fare bella figura oggi. Abbiamo fatto il 10 gol. Bello, ragazzi. Ringraziamo anche Ale Guida, che oggi non c'è stata a porta, ma in regia. E Super Holland per il grande supporto. Ciao ragazzi. Quindi vi ringraziamo anche Caravaggio Sporting Village. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci ripecchiamo un prossimo video. Bella ragazzi.